In guerra là. Ok, ci siamo. Amici sportivi, un caloroso saluto di nuovo da Diniano Marina. Vediamo intanto i piloti si siedono nei propri veicoli. Vediamo se può iniziare il giro di riscaldamento. Verifica tecnica, ritiro del cartellino. Ultime cose da dire. Controlla lo sterzo, non parte il motore. Motore tende a non partire. È partito il motore. Parte il giro di ricognizione con Stefano Gabriele, che deve cambiare go-kart subito, appena prima di neanche deve partire. Sfigato. Sì, con i problemi, cambio di mezzo per Gabriele che è quello partire per il giro di ricognizione. Partito con Stefano. No, giro di ricognizione. Ok, giro di ricognizione si fa. Eccoli pronti al via. 3, 2, 1, via! Eccoli partiti, Gabriele in testa, seguito da Stefano. Stefano che attacca Gabriele in testa. Eccoli che arrivano sulla curva del Cucchiaino, dove Gabriele deve sempre avere problemi. Eccola! Subito si tira lo Cucchiaino con Stefano che non demorde. Ecco Gabriele alla curva sinistra, l'unica curva sinistra in rettilineo. Prima del rettilineo finale. Ecco, appena finita il primo giro. Partono, ecco lì in curva il curvone. Di nuovo il Cucchiaino, Gabriele in testa, seguito da Stefano, all'attacco Stefano. Mica lo sente, via! All'interno non va. Piccolo contatto, ripartono al volo. Eccolo, attaccare Stefano con Gabriele che tende ad andare fuori pista. Tocca la terra, ma non demorde. Gabriele che... intanto il cronometro, mi scusi, vediamo che perde. Eccolo subito, hai sticato sul Cucchiaino, chissà cosa vuole fare Stefano. Gabriele non demorde, Gabriele a destra. Si girano sull'ultima curva, intanto parte il terzo giro. Gabriele in vantaggio, seguito da Stefano. Stefano dietro l'attacco, intanto il distacco di Gabriele, il recupero. La curva del Cucchiaino, la curva perfetta, in scia. Stefano, te cerca il contatto, non lo trovo. Ecco intanto che prosegue la curva destra. Ecco il rettilineo, seguito da Stefano che non trova il luogo di sorpasso. Gabriele che guida perfetto quest'oggi, ma non abbastanza forte. All'attacco Stefano! Stefano all'attacco non c'è! Gabriele ancora davanti Gabriele, seguito da Stefano. Stefano cerca l'esterno, all'interno non va. Tanto partono altri due piloti di cui non si sa il nome, ma noi rimaniamo sulla pole. Ecco l'attacco di Stefano! Stefano all'attacco! Stefano! Al Cucchiaino! Stefano c'è! Gabriele superato il Cucchiaino come l'anno scorso! Non molla! Continua Gabriele! Un po' arrabbiato, nervoso! Stefano parte! Tenta di dargli il distacco! Non ce la fa! Gabriele che richiama la poca potenza del go-kart, intanto un pilota tranquillo dietro Gabriele, il sorpasso di un pilota di cui non si sa il nome. Ecco Gabriele al rettilineo, sorpasso su Gabriele, all'interno Gabriele non gli lascia spazio, però ci riprova, sistema il casco, riparti, sta attaccato, non lo molla, eccolo al Cucchiaino, Gabriele che viene spinto, appoggiato all'interno, finisce fuori pista. Gabriele ancora secondo, intanto Stefano prosegue da solo, Cucchiaino, ma ecco l'attacco, godiamocelo con i problemi col mezzo, all'attacco da un altro pilota che si trova anche lui, ma non trova via di fuga. Gabriele, eccolo, che Gabriele, pochi cavalli per il suo go-kart. Stefano intanto che dà un distacco, oramai guida con la mano fuori dal finestrino. Chiediamogli un saluto Stefano, un saluto. Muove la testa, si incrociando. Gabriele che tenta di non farsi superare. Gabriele che viene attaccato nonostante non abbia motore, lui si difende, dice non ti lascio passare, c'è il rettilineo, gli chiude tutte le vie, Gabriele, che questo pilota che guida pulito ma con carta che non va niente. Tanto un altro pilota cerca una curva, recupera, si avvicina, Gabriele lo sente,
intanto il doppiato, riparte Gabriele che si sente toccare il rettilineo. Gabriele sul curvone all'interno, Gabriele terzo. Vediamo che riprova subito all'attacco, ma non ce la fa, poco motore. Ci riprova, intanto vediamo un doppio tende a superare. Continua Gabriele, viene superato. Gabriele è ultimo, quest'anno il suo mezzo non va. Stefano, che pian pianino si va a vincere il Gran Premio di Diano Marina. Un saluto! Vediamo che però deve accelerare, vai! Vogliamo un saluto! Stefano, faccio un saluto! Faccio un saluto! Motore sul mezzo, Stefano che deve accelerare. Faccio un saluto, Stefano. Faccio un saluto. Faccio un saluto. Piccola buffonata per lui. Sta avvicinando due piloti di cui non sappiamo che siano all'elenco, non l'abbiamo visti. Eccolo qui al cucchiaino. Gabriele, ultimo. Oramai niente da fare per Gabriele. Si supera nei due non è ancora... squadra. Gabriele ne approfitta per il terzo posto. Gabriele all'attacco, all'attacco. Gabriele ci prova, si crede ancora in questo Gran Premio. Eccolo in scia, in scia e in scia. Il rettilineo si avvicina, si fa vedere ma non trova traiettoria. Vediamo intanto di nuovo Gabriele sulla curva del cucchiaino. La curva del cucchiaino non conclude niente. Vediamo sulla curva sinistra, l'ultima curva prima del traguardo. Vediamo un po' quanti giri ultimo mancano. Giro ultimo giro per questo Gran Premio. Intanto è lui, Stefano, ormai quasi a doppiare, che sta andando verso un doppiato, che perde il casco. Gabriele ha perso la speranza, ti fa un saluto a noi, vai Gabriele, vai Gabriele, che finisce il Gran Premio con una sgommata. Andiamo giù. Cosa è successo? Non va. Tutta manetta. Tutta manetta. È stato il campione. Eccolo il campione, intervista. Complimenti. La macchina andava veloce. Siamo stati bravi, tutto il team è stato fantastico. Grazie per questa vittoria. Complimenti a tutti quanti. E adesso appuntamento al podio e allo champagne. Ciao a tutti. Riparto.